Ciao ragazzi, vi faccio vedere un po' di roba da AliExpress. Allora, ho preso questa che in pratica serve per costruire le unghie. In pratica, qui fate i disegni e poi poi fate asciugare lo smalto, mettete lo strato di top coat. E poi piano piano con una pinzetta per sopracciglia, piano piano, dopo che si è asciugata la staccate di qua e poi la appiccicate sulle unghie. E così diceva molto più semplice piuttosto che stare a fare qua il disegno. Anche perché io sinceramente con la mano destra riesco magari a farmi qualche disegnino sulla sinistra, ma con la sinistra, siccome non uso la sinistra, è un po' difficile farmi poi i disegni sulla destra. Poi, assieme a questo, c'è anche questo che è in pratica la cosa dove riporla. Devo vedere un po' se riesco a piegarla senza aprirla. Il problema è che dovevo prima aprirla, vabbè. Comunque si chiude. Questa è una borsettina piccola che vi consente, in pratica, quando dovete fare il cambio delle borse, di mettere tutta la roba che vi interessa qua. E così poi dopo la dividete. Questa si può anche usare per le borse grandi, in modo da dividervi la roba. Qua mettete delle cose, qua c'è un'altra cosa, mettete delle cose, qui pure mettete delle cose, quindi sono già uno, due, tre scomparti. Poi qui, qui e anche due qua, due qua e due qua. In più ci sono le comode maniche, maniglie, che vi permettono così di spostarla tranquillamente. Quindi queste in pratica erano come le borsettine della Carpisa, che erano fatte apposta, più o meno della stessa grandezza, per fare questi lavori di svuotare le borse, cambiare la borsa e anche per, diciamo, poggiare le cose nelle borse grandi in modo da riuscire a trovarle velocemente. Allora, io queste borsettine qua dalla Carpisa sinceramente non le ho più viste. E la cosa mi dispiace perché comunque avendo delle borse grosse mi faceva comodo che ogni borsa avesse già la sua. Allora, il problema è che non essendoci più le ho prese AliExpress 2,90 euro, neanche tanto, anche perché comunque dalla Carpisa meno di 10 euro non la trovavo. È che alla fine quelle a meno di 2,90 hanno qualche scomparto in meno oppure sono leggermente più piccole. Quindi se le acquistate guardate sotto la descrizione del prodotto, così vi dicono quanto è grande, eccetera. E così potete fare la differenza, che comunque c'è una ragione perché costa di più lo stesso prodotto. Certe volte non è solo il venditore che mette un prezzo più alto, ma a volte anche perché o è più grande,
oppure ha delle caratteristiche migliori rispetto all'altro prodotto, anche se la foto che vedete è la stessa. Questo Fenty Beauty di Rihanna, l'illuminante bambù. La scatola è uguale, uguale al Fenty Beauty normale, si chiama anche bambù come uno, però, perché vi dico che non è quello? Guardate, allora in Rihanna questo qua non c'è, è giusto per farlo stare fermo, non c'è. Adesso il problema è che cerco di tirarlo fuori, però non riesco a tirarlo fuori. Vedete, c'è tanto di polistirolo. Ed è uguale. Però è anche meno pesante. Perché dico meno pesante? Come vi ho fatto vedere in un altro video, non mi ricordo se questo lato o questo lato, no, mi sa che tutti e due i lati, gli illuminanti di Rihanna, di questa linea, in pratica hanno la calamita. Questo è molto più leggero, quindi si capisce che non è lui. E si capisce ancora di più che non è lui, perché vedete che è marrone, non è verde. Differenza si nota. Si nota, è come se si nota la differenza. Questo è marrone. Non è verdino. Quindi già questo lo bocciamo subito. La scatola è uguale. Tutto quanto uguale, però cambia veramente il prodotto. Quindi questo bocciato. Bocciato solamente perché non è verde, perché io volevo quello verde. Cazzaroma. Poi. È arrivato questo, l'illuminante bianco della Pudayer, questo è il numero 12. Vedete quanto è bianco, una roba fenomenale. Vedete come illumina? Questa è una bomba. Qua invece c'è l'illuminante, quello che vi ho fatto appena vedere, simile Rihanna, non illumina un cazzo. Meglio questo qua. Devo dire, meglio questo. 100.000 volte meglio. Si vede. Bianco, vedete? Bello, bello, bello. Devo comprare l'illuminante vero di Rihanna, bambù. Le voglio mettere a confronto, ve lo voglio far vedere, sperando che lo trovo. Ve lo voglio far vedere. Poi. Che cosa ho preso? Un altro illuminante. Questo non arriva neanche a 1,98 euro, però fa un po' schifo. Perché? Perché comunque quando mi è arrivato si era tutto attaccato qua. È fin troppo vastoso, si fa fatica a modellare, a stendere. Quindi la cosa non è che sia tanto bella.
e rimane così, vedete? E poi comunque rimane sempre un po' appiccicoso, quindi questo quando si usa, innanzitutto va usato proprio pochissimo prodotto. Io anche è vero che ne ho usato tanto, sì, per carità, è molto brillante, non posso dire niente. Questo secondo me, come appiccicoso, perché io mi sento le mani veramente appiccicose, è meglio usare quegli ombretti che sapete che non tengono. Perché? Perché appiccicoso com'è, secondo me questi adesso dovrebbero proprio tenere. Far da collante, diciamo. Questo illuminante. Allora, ritiriamo le salviettine e togliamo un po' di schifezze dalle mani. Poi, Love Light. I Meet a White Light è il numero 3. Questa è la copia degli illuminanti a cuore della Too Faced. Infatti vedete pure scritto Too Faced. Io non amo moltissimo la roba della Too Faced, però diciamo che ci sono certe cose che non sono male veramente. E questo è l'illuminante. Allora, cosa mi fa meno piacere e cosa no? C'è lo specchio che è quasi mezzo staccato. E vabbè. Però perlomeno non si è rotto. Questo è il risultato, non è male. Devo dire che non è male. Questa è la linea e questo è il nominativo. Assieme a questo c'è tutta la linea di quelli fatti della Too Faced. Ovviamente costano meno dell'originale, però non chiedetemi quanto perché non lo ricordo più. Detto proprio sinceramente, però devo ammettere che alcune cose fanno schifo e alcune cose sono buone, alcune sono cioè passabili, però poi veniamo alla palettina. Anzi, è una delle palettine. Adesso vi faccio vedere solo questa, perché sennò il video diventa troppo lungo, quindi... Guardate che bei colori. Per quello che ho pagato va benissimo. Allora, iniziamo a sbocciare i colori. Allora, cosa dire delle prime due righe? Questo è il bianco. È un nì. Questo va bene, quello giallo. Questo qua, quello verde e quello azzurro, non sono tanto scriventi, questi qui li ho stesi 3 volte. Questo è molto carino, diciamo, è un marroncino con una punta d'arancione. Il fucsia, l'ombretto rosso e questo è il viola. Comunque i colori non sono male, poi per quello che l'ho pagata. Non è che tanto mi posso lamentare.
gli ultimi colori sono questi quattro qua. Cosa dire? L'ultima riga è fantastica, a parte il nero che non me ne frega niente. Però veramente molto belle. Però sono anche un po' più difficili da togliere, nel senso che mi fa tutta la mano nera. Comunque questa palette, per quello che costa, vabbè, a parte questi due colori che scrivono meno, devo dire che non è proprio male per niente. Ecco qua. Quale sembra? Quello della Kat Von D sembra. Si chiama Ivanhoe Highlighter. Ed è proprio simile. Allora, ci sono due versioni, colori più chiari e colori più scuri. Io non mi ricordo quale ho preso sinceramente, perché non riuscivo tanto bene a vederla. E questi sono gli illuminanti. Devo dire che non sono affatto male. Questo è il mio preferito. Questo si assomiglia molto a confetti. Bellissimo. Confetti di Rihanna. Bello. Mi piace. Poi per quello che costa, non mi ricordo con precisione, però quando ho visto il prezzo mi sono messa a ridere. Perché io sì, inizialmente mi metto a ridere, poi dico, lo prendo. Ma veramente. L'ho preso, fortunatamente mi è arrivato. Ok. Quando si risparmia ancora più. Ok. Oh yes. Poi. Sempre della marca Ukambe, Glow Kit. Questo cosa vi fa pensare? Glow Kit Crystal Sugar. Cosa vi fa pensare? All'ultimo di, indovinate di chi? Kat Von D. Gumdrop Marshmallows e Stardust. Bellissimi, una meraviglia, bellissimi. Allora, questi sono meno glitterosi, quelli invece di Kat Von D sono più glitterosi. A me sinceramente non mi dispiace né uno né l'altro, perché questo a seconda di uno, quello che si vuole fare. Se ti vuoi mettere sugli occhi, glitterosi vanno bene. Poi ti ci spari un altro ombretto e sei a posto. Vediamo un'altra palette, Pop Fill. Quanti ombretti, una meraviglia, bisogna solo vedere quanti, diciamo come si comportano. Diciamo riga per riga, sono 1, 2, 3, sono 5 righe. Ogni riga 8 ombretti. Iniziamo. Allora, la cosa più brutta qual è? È che essendo la cialda piccolina non sono facilmente prelevabili. E i primi colori fanno un po' schifo. Infatti, i primi colori zero. Oh mamma santa, non scrive proprio niente. Questi sono i colori, non scrive proprio niente. Come potete vedere, scrive solo l'ultimo.
E in più si è anche distrutto una cialda. Vabbè. Vabbè. Proviamo a prelevare con il... I colori più chiari proprio non si vede niente. Solo quelli più scuri si vede qualche cosa. E questa già non è una buona cosa. Allora, proviamo a fare un'altra cosa. Con le mani umide provo a prelevare quelli che non vanno. E non vanno lo stesso. Allora, cosa vi posso dire? Inutile che vada avanti, tanto è un vero cesso. È un vero cesso, 13 euro per un vero cesso. Vabbè. Qua non scrive niente, a parte 1 e 2. Qua non scrive niente, a parte un pochino 1 e 2. 3, 1 e 2. Questo e questo scrivono bene. Di qua, qual è il problema? Scrive un po' questo, questo e questo. Qua scrive 1. Un pochino questo, questo pure scrive, questo pure scrive, questo pure scrive, poi scrive questo e scrive questo e basta. Quindi diciamo useremo quel poco che c'è. Non posso neanche dire ah sì, me la porto giù per il matrimonio, micropalette, perché tanto non serve un cazzo. Piuttosto meglio l'altra palette di un altro video fa. Poi. Questa è la palette Unicorn Too Faced, però questa è quella cinese. È simile. In tutto e per tutto, la scatola eccetera, però è cinese. E si vede anche nei colori, perché si vede che non sono simili a quei colori. Allora facciamo intanto lo swatch partendo da questa prima riga, poi farò questa e poi questa. Beh, qua i colori si vede che scrivono qua. Mi sa che ho parlato troppo presto. Perché c'è un colore che non è che scrive tanto, vabbè. Poi dopo staremo a vedere. Vabbè, per te qualcuno che deve essere prelevato una seconda volta, però non è male. Almeno perlomeno la prima riga. Allora, e questi sono i colori. Questo è Young e Flea. Questo è Rainbow of Life. Questo è Sunset Dream, che è uno di quelli che non scrive tanto. Questo pure non scrive tanto, si chiama Fun in the Sun. Questo è Farflies. Questo è Fantasy. E questo è Dusk Till Dawn. Allora, cosa dire di questi colori? Sono diversi, nel senso diversi dalla palette originale, nel senso che non hanno quegli effetti che ha la palette originale, perché nella palette originale ci sono i glitter, poi l'effetto olografico e quelli matte. Qua matte potrei dire che c'è solo Fantasy e Young and Flea. Questo e questo. Poi per il resto gli altri sono tutti
luminosi, diciamo, quindi, e in più non ci sono quei, non c'è quella ricercatezza di colore e di effetto. Però è anche da dire che per quello che costa se può fare. Poi facciamo la seconda riga. Allora, questo qua è Euphoric, questo è Desert Wipes ed è matte, questo è Beaming, questo è Mystic Rain e questo è molto bello come colore, rosa stupendo, Artist Pass, e questo è quello più grosso, Unicorn Tears, 1 e 2 sono stupendi. Allora, cosa dire di questa palette? Come vi dicevo prima, non è brutta, però la palette originale è una limited edition, però i colori sono più ricercati, come vi dicevo prima, ci sono quei tre effetti che qua non ci sono. Ecco, nel senso che c'è solo, nel senso che tutti gli altri sono luminosi e c'è solo l'effetto, diciamo, matte. Basta. Poi non c'è un olo, non c'è un metallic, niente. E vabbè. Però diciamo per 13 euro si può fare. È come se si può fare 13 euro. Visto che comunque la versione originale, se non mi sbaglio, costava intorno ai 45, quindi. E con questo vi saluto, ciao a tutti.